Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video, il video più atteso dell'anno, quello dei saldi. Allora, devo dire che la mia puntata di saldi è stata veramente breve, se non fosse che con la scusa del mio compleanno qualcuno non decidesse di farmi dei regali. Sì, perché voi mi vedrete che io sarò già invecchiata, adesso non è ancora il mio compleanno, ma quando caricherò il mio video sarà già passato e avrò molto di più. Diciamo che più che di vestiti è stato un saldi di scarpe, perché ho comprato scarpe come se non ci fosse un domani. Cominciamo dai vestiti, ovvero da Zara. Allora, prima cosa che faccio vedere è questa maglietta over, molto marinaio, mi piace un sacco, anche che sia over così, un po' maschile, lo sapete che a me le righe piacciono e anche il taglio maschile. Questa qui di solito Zara le mette sui 4-5 euro se non sbaglio queste magliette. Poi un'altra cosa che ho preso è stato questo pantalone che lo vedete, è il classico pantalone scagozzo con davanti questo incrocio fatto coi fili qua nell'allacciatura, e la cosa particolare è il tessuto, perché è una maglia però molto fitta, molto pesante, e secondo me è carinissimo, ho indossato, sta molto bene perché non è la tuta, è proprio una maglia, quindi a parte scusate i peli, ma è passato tanto con il mio cane e le cose nere diciamo che sono vittime di lei. Se volete può anche essere visto un po' più come un pezzo un po' più chic, ecco, una tuta un po' sporty chic, chiamiamola così, o semplicemente quando non avete voglia di vestirvi, uscireste volentieri con il pigiama, ecco, questo è un pezzo top. Altro pantalone che ho preso sempre da Zara è questo, che adocchiavo già da un po', è questo questo nero con le righe bianche laterali, anche questo abbana un pochino, a cavallo sceso, morbido sopra, sui fianchi, e la cosa fighissima che è all'elastico, non è con la bottonatura, infatti qua la bottonatura è finta ed è comodissimo, quindi non ne avete voglia, filate su questi, sembrate elegantine, ma come si dice, poca spesa, tanta resa. Ok, passiamo alla Vans, perché questa qua che ho addosso. Ho trovato questa maglietta carinissima, secondo... questa maglietta carinissima, un po', mi ricorda un po' tipo, un po' vintage da mettere, magari adesso questi sono shorts da tenere in casa, però con gli shorts di jeans mi ricorda un po', non so, Palm Beach, coi pattini. Angeles, ecco, viaggio con la fantasia. E poi sempre da Vans erano tipo in superissimo sconto, ho preso queste scarpe da ginnastica. Ah, bello, ci sono anche gli altri ghiacci, non ci avevo neanche fatto caso. Sono della linea OTD, non so bene se sia una linea particolare della Vans, però mi piacevano innanzitutto perché da una vita che cercavo le scarpe nere con la suola bianca da ginnastica, però non trovo mai il modello che faceva per me. Queste qua sono anche belle pesantine, quindi le ho pensate per quest'inverno quando farò su e giù a Torino, fantastico. E niente, mi sembravano ottime, soprattutto perché costavano 14 euro. Poi ho fatto un salto da Footlooker, dove c'erano in saldo anche qui le scarpe che io adoro. Quindi anche qui le ho assolutamente acquistate, ovvero le gazzelle, io le ho già rosse, ve le avevo già fatte vedere, il mio sogno era quello di prenderle arancioni, ma arancioni ovviamente non sono in saldo, e tanto nere, voglio dire, nel senso, io le sconto tantissimo perché è il colore che indosso di più e poi comunque si abbina veramente con tutto, perciò. C'erano anche molto più in sconto, ma erano panna, che non mi dispiacevano, però ho detto, cioè io con l'attenzione che ci faccio diventano nere, ma nere macchiate, brutte dopo, cioè, una settimana. Così ho acquistato un altro paio di scarpe, che anche queste, quelle che avevo prima, le ho distrutte, disintegrate, quindi ne ho ripreso un altro paio, questa volta dell'Adidas. Io queste così morbidine in tessuto le avevo della Fila, che erano comodissime, bellissime, perché tutte nere solo con la F, basta.
però appunto le ho disintegrate e queste qua erano in saldo, poi vabbè super 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 comode, morbide, io queste le uso per qualsiasi cosa, anzi mi piacciono tanto anche abbinate a outfit più elegantini con sotto quella scarpa da ginnastica, stilosissimo. Queste qua le ho acquistate all'outlet e siccome anche queste ce le ho da un paio d'anni, sì, se non sbaglio, e le ho anche queste abbastanza disintegrate, le ho riprese diverse, però le mie adorate stars, metti queste, ci dormirei anche, mi ci trovo da Dio, comodissime, e le ho trovate così a un prezzaccio, anche qui costavano la metà e quindi mie. Queste però di diverso dalle mie classiche che avevo bianche con la linguetta dietro verde, sono con la suola leggermente giallina, un po' vintage, e dietro hanno questa parte qui rossa, però di spugna, quindi carinissime, mi piacevano un sacco. Le volevo col cosino rosso dietro da tanto tempo. E che queste sono un passepartout fantastico, io le Stasmith le metto sotto qualsiasi cosa, ma veramente, che sia un vestitino, una gonna, pantaloni di qualsiasi colore fantasia, io ci fico queste bianche e sempre ovunque. Poi era la ricerca di un pezzo un po' particolare, perché avevo una cerimonia che appunto adesso sarà già passata, quindi tanto ormai mi avranno già vista, e quindi cercavo un pezzo un po' particolare, perché avevo del piano B a casa, ce l'ho, però ho detto se trovo il pezzo particolare lo prendo, se no niente, mi aggiusto perché ho. E casualmente l'ho trovato in un negozio che non avrei mai detto, perché da Miss Izzy, io che c'è all'outlet ormai e basta, non ci andavo da non so mille anni, e ho trovato dei pezzi molto carini secondo me. Allora, il primo è questo pantalone, che di cui non capirete una mazza secondo me. È praticamente, no, qualcosa si capisce. Allora, un pantalone con questo incrocio davanti, vedete, molto largo, che arriva largo largo fino in fondo, e quindi risulta, se non tenete proprio le gambe divaricate, con una gonna pantalone. E la cosa che mi ha colpito molto, oltre a questa forma che adoro, mi ricorda un po' Yamamoto, quindi quelle forme minimal, geometriche, dritte, rigide, che a me fanno impazzire. Mi piaceva molto il tessuto, perché pesano 6 quintali, il che non è proprio un vantaggio, ma è un tessuto bello pesante, spesso, che rimane abbastanza rigido, è un crepe veramente con un peso molto alto, e mi piaceva perché oltre ad essere un tessuto molto elegante, mi piace la forma che dà addosso. La vita alta arriva poco sotto l'ombelico, se non sbaglio, sì, un pelino forse, e ho visto questa qua, che anche se non è super super elegante, a me frega niente, perché io no, da sciura non mi riesco a vestire, e quindi ho preferito fare una cosa del genere, ovvero questo toppettino a righe che rimane a spalle scoperte. Vi metterò magari una foto qua, l'ho fatta ieri sera, non si capisce tanto, però più o meno mi dà l'idea. Questo qui che rimane a pelo pelo dell'altezza del pantalone, quindi al limite vi si vede un filino di pancia, a meno che ovvio non alzate le braccia. Questo qui a righe così, col pantalone sotto, minimal, squadrato, lo sapete, io poi le righe ce le ficcherei veramente ovunque, mi piacciono da morire. Mi piace questo stile, che vi devo dire, ho provato tanti vestiti, tante cose un po' più femminili, ma sì, però non mi ci sento, preferisco una cosa particolare. Poi siccome bisogna indossare qualcosa di rosso, ma anche non fosse così, io il rossetto rosso ce lo mettevo, perché sta molto bene secondo me, bianco e nero, rossetto rosso, lo trovo veramente molto molto stiloso. E probabilmente metterò anche l'unghiolina rossa, adesso devo vedere se metterla rossa o metterla niente, nude diciamo. E concludo con le scarpe, perché poi basta, l'ho da una vita che le volevo, le avevo prese online, avevo sbagliato completamente modello, quindi le ho regalate a mia madre, pagate una schioppettata, e le ho ritrovate in saldo ieri appunto all'outlet, e così le ho volute prendere. Di cosa sto parlando? Ve le tolgo perché le ho su. Delle fantastiche Birkenstock, le scarpe dei crocchi, che ho sempre odiato, ma con sta storia che da tempo mi fa una testa tanta, tutti quanti, che sono comodissime, che qui, che là, che su, che giù,
io con la storia dei sandali che vi ho già fatto non mi trovo, e però quando sono al mare o che magari non ho sempre voglia di mettere le scarpe chiuse per camminare, per fare una passeggiata, per andare in spiaggia, perché ne so, per camminare, no? E quindi queste qua ho detto, io le provo, tanto voglio dire, cioè non è che ci devo andare a fare la sfilata. E poi non lo so, mi ricordano qualcosa di fricchettone, tipo quei pantaloni leggeri, quelli cavallo basso, sceso, un po' così d'estate, boh, mi ricorda un po' la giovinezza, che vi devo dire, sono la vecchiaia. Io le ho su da ieri, non me le sono ancora tolte, perché volevo un po' provarle in casa prima di farci un po' di strada, perché poi se mi fanno male è un casino in giro, e quindi provandole in casa sono veramente fantastiche e avevate ragione. Ok, concludiamo questo haul parlando di intimissimi, quindi andiamo un po' sul sexy, ma mica tanto, però voglio dire, potrebbe esservi utile, io ve li faccio vedere lo stesso. Questo fantastico reggiseno pazzesco che ho preso in tutte le varianti, ovvero nude, bianco e nero, questo dovrebbe essere Simona, è fantastico per chi ha poco seno come la sottoscritta, questo è veramente super push up e imbottito. Però insomma non è il fatto di non accettarlo, il fatto è che con certe scollature secondo me spingere un po' tutto lì su insomma sta meglio, ecco, e non diventiamo volgari, perché chi ha poco seno non diventa volgare, quindi costava pochissimo. Io questi reggiseni qua a prezzo pieno dei intimissimi non li compro più, perché mi sono detta non li comprare più, costano troppo, e quindi appunto ne ho approfittato perché erano in super sconto. E poi ho preso due slippini che erano veramente carinissimi secondo me, uno così in pizzo borgogna con abbinato questo merlettino rosa, e l'altra è un nude con abbinato il merlettino grigio. Questa qua è più culotte, quella di prima un po' più brasiliana. E poi ho preso anche, ho preso anche questa canotta che mi piace un sacco, ovviamente a righe, raga, lo sapete, e il lino, bellissima, super fresca. Adesso qua non c'è il prezzo scontato, ma questa veniva 20 euro, l'avrò pagata 5 euro, era tutto scontatissimo, e quindi per questo che vi dico approfittatene magari se vi serve qualcosa. E poi gli ultimi due pezzi, come facevo, costavano solo 1 euro, le ho dovute prendere delle calzine bellissime che uso in inverno, queste qua tipo che arrivano alla caviglia, un po' più su della caviglia, queste coi fiori e queste lime, ma anche metterle tutte un po' raggruppate giù con la derby o la scarpa da ginnastica, il pantalone un po' più corto, stile. Ok ragazze, questo è stato tutto il mio shopping fino ad ora, sono contenta e soddisfatta perché comunque erano cose che mi servivano, cose che sfrutterò, e soprattutto molto molto scontate, ecco la cosa figa dei saldi. E niente, se anche voi avete fatto degli acquisti super vantaggiosi scrivetemelo qua sotto. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video e vi rimando a un prossimo. Ciao.